Il TCR Italy Touring Car Championship ha debuttato sul circuito del Mugello, sfoggiando un ottimo stato di forma nonostante il periodo difficile per la pandemia di coronavirus. La griglia di partenza ha annoverato ben 23 vetture, ugualmente ripartite tra il TCR con cambio sequenziale e DSG con tanti marchi e tanti volti nuovi al via. E come annunciato, la nuova Cupra in anteprima mondiale con i colori della scuderia del girasole by Cupra Racing. Gara 1 conclusa con la vittoria del campione in carica Salvatore Tavano, bravo a portare in trionfo la nuova Cupra Leon Competition. Al via, Marco Pellegrini su Hyundai ha provato ad involarsi al comando, ma Tavano si è portato subito alle sue spalle scavalcando il poleman Eric Brigliadori al suo primo start nel TCR Italy. Al terzo passaggio, Salvatore Tavano ha rotto gli indugi e si è lanciato nel discesone tra la curva Casanova e la Savelli, sorprendendo Pellegrini e portandosi al comando. Il Lombardo ha provato a riportarsi davanti, ma Tavano ha puntualmente risposto conquistando la prima storica vittoria della nuova Cupra. Sul podio anche Marco Pellegrini su Hyundai del Team Target Competition e Felice Ielmini sulla Hyundai di PMA Motorsport, autore di una grande rimonta dall'ultima posizione di griglia. È stato un weekend in salita per via del fatto che abbiamo ricevuto le macchine sul filo di lana, le abbiamo finito di assemblare qui in autodromo giovedì notte, quindi è stato un weekend pieno, intenso di lavoro fino adesso, però assolutamente ripagato da questa bella vittoria al debutto, quindi ci dà tanta carica e fiducia, c'è tanto lavoro da fare, ma insomma siamo partiti col piede giusto. Qualità, la nostra forza, la guidabilità della macchina, questa volta ho avuto un po' di problemi sempre, era molto scivolosa, infatti ho provato a proteggermi un paio di volte con Salvatore, ma non c'era niente da fare, ne aveva di più. Mi dispiace un po' perché di solito i primi due giri scivola e poi dopo si mette a posto, è la caratteristica di questa macchina, invece ho faticato tutta la gara. Sì dai, non è stata molto facile perché ho dovuto sudare ogni sorpasso e ho dovuto evitare qualche contatto. Sono contentissimo perché non è mai facile rimontare, però la macchina era perfetta, i ragazzi mi hanno fatto un lavoro. Sono veramente orgoglioso perché, dai, quando partire ultimi non è mai semplice, erano un po' avviliti, hanno lavorato tantissimo durante l'inverno. È un primo passo, ma voglio ringraziarli immensamente, tutto grazie a loro. Alle loro spalle Michele Imberti sulla Cupra di Elite Motorsport, prima delle vetture con cambio DSG e davanti alle diverse TCR sequenziali. Siamo partiti un po' dietro innanzitutto in qualifica, abbiamo fatto un po' fatica con l'assetto, dopo comunque in gara è andata molto bene, ho fatto un'ottima partenza, sono riuscito a sfilare molto bene e dopodiché sono riuscito a recuperare un paio di posizioni e comunque è stata un'ottima gara, è stata molto combattuta e sono molto felice del risultato ottenuto alla fine. Gara 2 di TCR Italy ha offerto grande spettacolo con confronti ravvicinati e l'ingresso della safety car per ben due volte. Prima vittoria nel TCR Italy per Damiano Reduzzi su Hyundai del team Trico VRT, davanti all'argentino Franco Girolami su Honda del team MM Motorsport e a Marco Pellegrini su Hyundai di Target Competition, che grazie al secondo posto di gara 1 balza al comando della classifica generale, davanti a Salvatore Tavano e Reduzzi. Il primo a tagliare il traguardo è stato Felice Ielmini, autore di una poderosa rimonta dall'ultima posizione in griglia di partenza. Ma il pilota lombardo sulla Hyundai è stato penalizzato di 25 secondi per un contatto che ha provocato l'uscita di scena di Francesca Raffaele e Simone Pellegrinelli ed è precipitato in sedicesima posizione. Non avendo avuto la possibilità ieri di fare gara 1 completamente per un piccolo problema stupido tra le altre cose, però ci siamo dovuti fermare, oggi era un po' un'incognita. Sapevo di voler fare una bella gara, di attaccare subito i primi giri per poter prendere un po' di margine, perché sapevo che dietro poi sarebbero stati agguerriti. Sì, poi sono in testa al campionato, penso, di conseguenza un weekend promettente. Sono rimasto un po' bloccato all'inizio, dietro Pellegrinelli, mi hanno sorpassato, poi dopo ho preso un paio di pacche pesanti, sono per poco non uscivo e quindi la macchina era un po' storta, si vede tutta la carrozzeria sinistra che è rovinata e quindi poi sapevo che Ielmini era penalizzato, Tavano era uscito, probabilmente non sarei riuscito comunque a fare più di così, però ho tenuto la posizione. E venimo hace 10 días aquí a Italia sin conocer la máquina, sin conocer el circuito.
y fui piano a piano, mejorando cada salida un poco más y bueno. Nel campionato italiano TCR DSG, vittoria per il debuttante 17enne Alessandro Giardelli su Cupra, che si è imposto su Matteo Poloni su Audi e Carlotta Fedeli su Volkswagen Golf. Molto contento del risultato, dopo la sfortuna di ieri per la rottura di un pezzo meccanico che non ci ha permesso di lottare per la vittoria, oggi siamo riusciti a rifarci. Sono molto contento, peccato per la partenza perché si poteva giocare anche per il podio assoluto, ma dai, sono contento per questo risultato, alla prossima. Tavano, portacolori della scuderia del Girasole by Cupra Racing, è stato fermato da un desciappaggio allo pneumatico anteriore destro della sua Cupra ed ha concluso con una battuta a vuoto questa seconda gara. Il bilancio è direi positivo, se consideriamo che siamo arrivati qua senza percorrere neanche un chilometro con la nuova macchina, abbiamo iniziato con una vittoria, quindi assolutamente positivo. È ovvio che c'è da lavorare, ce ne siamo resi conto in gara 2 pagando nelle spese in maniera pesante, però insomma dovevamo pure iniziare e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, ora c'è da continuare a lavorare a testa bassa.